Ciao! Oggi vi porto per la terza volta un video su Forza Horizon, solo che non è la solita versione 2, è la versione 4, che sarebbe l'ultimo gioco di Forza Horizon che è uscito. Non sto giocando sulla mia Xbox One, sto giocando nel PC di un mio amico che fa streaming su Twitch. Vi lascio il suo canale Twitch in descrizione, andate a seguire perché è bravo a fare il streaming. Quindi senza perdere altro tempo direi di cominciare a giocare. Questa qua la versione demo non è quella completa, perché quella completa costa tipo un sacco di soldi, e quindi direi di cominciare. Ok, i comandi sono sempre gli stessi del 2, quindi non è un problema per me. Lo so cos'è Forza Horizon, cazzo, dai. Ok, si parte con l'autunno. Questo avevo già visto anche nei trailer su YouTube di altri YouTubers. E oh, finalmente sto guidando. La grafica è molto migliorata rispetto alla versione 2. Ok, sorpassiamo la Ferrari senza toccarla perché è una Ferrari. Ok, lo stile di guida è molto simile a quello della versione 2, quindi sono abituato a giocarci. La cosa bella è che qua i muretti a bordo pista si rompono e non sono indistruttibili come nel 2. Bye, have a great time. Ma dove cazzo arriva questo? Sorpassino. Ok. Ci sono molti più dettagli, tipo le foglie sulla strada, che sono fatte molto bene. Ok. Quindi passiamo all'inverno. E la Madonna. Addirittura. Oddio, è scivolosissimo sul ghiaccio. Sportellata perché ci stava. È difficile da guidare sulla neve, è molto difficile. Poi io queste macchine qua le odio, questi gipponi enormi. Mi stanno un po' sui coglioni. Siamo terzi. Voglio essere almeno primo, grazie. La velocità. Ok, non male, non male. Mi sta piacendo questo gioco, molto. Quasi quasi me lo compro. No, in realtà no, perché sono povero, però. No, in realtà no, perché sono povero, però. Il muretto può accompagnare solo. Fiume. E a posto. Ah, questo qua è il classico centro di Forza Horizon 4 che ho visto in tutti i video su YouTube, quindi non male da vedere. Il saltone. Ah, ok. Ora passiamo, immagino, alla primavera. Esatto, primavera. La primavera con la Fiesta di Alonso, non male. Ma ha tipo le ventole di reazione questa macchina dietro, è un computer, cazzo. Cos'ha? Poi questi stronzi con i fumi, porca puttana, ma perché non vanno a casa e non rompono tanto il cazzo, gentilmente? Ok, checkpoint. Cazzo era? Se basta aprire la radio, Dio santo. Uè. No, mi ha fatto ripartire, volevo fare il trick del cappottamento. Cazzo, saltino. Le moto mi hanno un posto a caso, vabbè. Ora li recuperiamo questi stronzi. Questo fumo mi distrae troppo, cioè mi copre troppo la vista, mi dà fastidio, veramente. E in teoria manca solo l'estate. No, ok, ci siamo ancora all'autunno, è alla primavera. Beh, tutto uguale questa primavera poi. Cioè poi piove ma c'è il sole. Vabbè, ma se lo prendo questo stronzo con la moto cade. Ah no, non cade, peccato, ci speravo. Torniamo con questa McLaren in estate, che è l'ultima stagione. Qua si spinge. Oh la madonna, dove arrivano questi stronzi? È pericoloso questo gioco, troppo pericoloso. Il curvone, vabbè dai, non ha già i muri, a che servono i muri? Porca puttana. Ok, 300 all'ora in strade normali. È una cosa da tutti i giorni, ovviamente, no? Guarda questo qua, è lentissimo questo qua. Siamo i più veloci, siamo qua fuori, forse. A 7 marce questa macchina, boia, incredibile. Mai vista una cosa del genere su Forza Horizon. Ok, siamo tornati al centro di Forza Horizon, non male. Porca bestia. E questa era, diciamo, l'introduzione del gioco. Ora in teoria dovremmo guidare un po' più liberamente. Ok, devo scegliere il personaggio. Scegliamone uno che ci sta, tipo... non lo so. Lui mi ispira tantissimo, onestamente, però... Boh, prendiamoci questo qua che sembra bello tedesco, bello cazzuto. Ma devo anche scegliere la macchina. Abbiamo una bella Focus di prima, l'Audi Coupé e la Charger. Sceglierei l'Audi perché è una delle mie macchine preferite. Ok, vabbè, panoramiche a parte.
Vorrei guidare più presto, gentilmente. Ok, saliamo a bordo. Ok, scegliamo la targa. Direi che qua ci sta preciso la scritta Pandino, quindi direi che è il caso di inserirla. Ok, direi che così ci sta. Peccato che è gialla perché siamo in Inghilterra, è una media bianca. Però, ok. Questa è la mappa nuova, totalmente diversa dal 2. Molto più bello, onestamente. Ok, io mi farei una garetta o due. Qua ce ne sono due di numero, quindi andiamo con quella più vicina, che è questa qua. Ora ci andiamo, ovviamente. Ho scassato strada, già. Ok, ora è giusta. Vicinissima a questa prima gara, siamo già arrivati. Ecco. Doveva stare in mezzo questo proprio, mannaggia sua madre. Ok, ci siamo. Vediamo di vincere la questa gara, onestamente, no? Ok, vediamo la difficoltà, a che livello è difficoltà. Beh, meglio direi che ci sta. ABS disattivato. Sterzo, simulazione, autorizzazione sì. Stabilità sì, cambio, mettiamo automatico. Cioè, generalmente uso lo manuale, però siccome è un po' diverso usare l'automatico adesso. Traiettoria, solo frenata. Danni sugli estetici sì, e riavvolgi sì. Ok, va bene con questi aiuti e cominciamo con la gara. Partiamo ovviamente ultimi, vorrei anche vedere, però. No, in realtà no, non siamo ultimi, siamo in mezzo al gruppo più o meno. Imbottigliati subito, non è buono. Questo cambio deve venire addosso perché sua madre è un po' così, lo sappiamo tutti. Ok, siamo già a sesti. Vediamo di arrivare almeno primi. Il sorpasso dell'anno, cazzo. Qua usciamo dal centro di Forza Horizon, andiamo un po' più via dal centro. Le stradine un po' più campagnose. Qua abbiamo il podio, ok, siamo terzi. Solo due stronzi davanti. Mettiamoci in scia. Sempre che ci sia. Sì, ma ci dovrebbe essere. Ci avviciniamo a questa bella Nissan che deve esplodere. Sportellatini alla BMW. E siamo a cavallo. Ok, sorpassino all'esterno che non c'è spazio. Quindi andiamo all'interno. Chiudiamo la linea, cazzo. Oh, a posto. Sono primo, sono forte. Largo. Oh, non ho toccato il muro. Sono una bestia. Vabbè, dai, ma così è troppo facile. Fa schifo lì, così. Devo mettere difficile a quella dopo. Questa macchina ha uno sterzo che fa schifo. Però abbiamo vinto, dai. Primi alla prima gara, vabbè che era facile. Però va bene, non male. Ovviamente il vincitore è Panda col nome di Alex112 Live. Ma vabbè, dettagli. Qua ci sono tutte le ricompense per la vittoria. Va bene, non ce ne frega un cazzo. Quindi ora andiamo alla seconda gara. E mettiamo per questa qua difficoltà difficile, perché così magari c'è più battaglia. Un chilometro alla prossima gara, quindi ci vediamo quando arriviamo là. Però mi fa veramente stranissimo cioè dover guidare a sinistra. Veramente tantissimo strano mi fa. Ok, mettiamo adesso difficoltà difficile dell'IA. Si può mettere difficoltà superiore alla media. Vediamo questa qua se è meglio. Così dry avatar sono più veloci in teoria. Spero in realtà. Ok, partiamo per la seconda gara. Non male la partenza. Prendiamo un posto subito in curva 1. C'è una Mercedes. La voglio fare fuori, cazzo. Questa qua davanti che fa schifo. Eccola. Ora arriva da addosso. Eccolo. Eccolo. Via dal cazzo, stronzo. Levati dai coglioni. Ok. Ora sono un bambino felice. Di nuovo qua, adesso terzi per il podio. Questa macchina non gira niente. Ok, va bene lo stesso. Qua all'interno ci prendiamo il primo posto. Il primo ci chiude perché è uno stronzo. Va bene, ma siamo primi lo stesso perché niente può andare contro Pandino, maledetto. Guarda che curva che ti fa il Pandino, va. Sì. Questa qua è gara su Montana perché è piena di tornanti questa strada. Fatta molto bene, devo dire la verità. Ok. Siamo molto più veloci rispetto agli avatar, quindi mi sa che anche superare la media non è molto buona come difficoltà. Ci vuole il difficile, veramente. Ok, la gara è quasi finita, siamo all'ultimo quarto di gara. Molto facile anche questa, quindi alla fine, insomma, devo mettere difficoltà molto alta perché sennò non c'è divertimento. Ok, vedo il traguardo e l'abbiamo vinta. 2 su 2. Arrivo in derapata, ok, perfetto. Ok, 2 su 2, non male. Di nuovo qua tutte le ricompense, ma non ce ne frega niente. Ok, vabbè, qua mi mette altre gare, ma non mi interessa. Direi che posso chiudere il video qua, perché avete avuto un buon assaggio
di quello che questo gioco è. Comunque spero che ci sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale. Forse questo gioco lo prenderò, dipende se avrò delle opportunità tipo scontri o del genere, oppure se mi casca 60 euro in testa, bisogna vedere. Quindi niente, lasciate un mi piace, se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti. What the fuck?